Vincenzo De Zardo e per chiudere Bernardo Musso. Pronti a partire quindi per questo big match. Mantova e Treviso, primo possesso per la formazione ospite con il numero 12 Matteo Imbrò. Palla per Musso, esce dai blocchi De Zardo, Brown dentro per Nicolice, si ritorna fuori da Matteo Imbrò, l'ex giocatore di Ferentino che nelle ultime stagioni è stato accostato più volte all'Istix. Brown si prende un tiro dalla media distanza, rimbalzo catturato da Luca Beccato che cade ma tiene il pallone in grembo e lo rende giocabile. Così siamo dall'altra parte, pallone per Bobby Jones, Marco Timperi contro Bernardo Musso, esce dai blocchi Jared Brauridge che riceve e realizza subito. Insomma, abbiamo parlato del fatto che dovesse essere la partita di Jared Brauridge, una prima piccolissima conferma l'abbiamo avuta col primi tre punti della partita filmati proprio dall'americano degli Stills. Senz'altro, ma Jared Brauridge è mortifero se arriva con i piedi a canestro e con un 50 cm di vantaggio. È che in certi momenti gli si chiede di più il fatto che nel momento della squadra in difficoltà provare anche una penetrazione o qualche cosa, ma per il fatto di uscire dal ricciolo e andare a canestro, Brauri è un maestro in queste cose qua. Ora gioco fermo, subito Brauri a colloquio con coach Davide Lamma, saranno due liberi per Bernardo Musso che per Treviso rappresenta il secondo miglior marcatore in assenza di Michele Antonutti. Il primo ovviamente è John Brown che sta ripetendo le grandi performance dell'anno scorso da rookie alla Virtus Roma. Primo libero che entra per Bernardo Musso, per lui 80% dalla linea della carità in stagione, realizza anche il secondo Bernardo Musso, quindi 3-2 dopo 60 secondi di partita. Beccato, possesso per gli Stins, Bobby Jones. Il movimento di Jared Brauridge ad uscire dalla difesa di Treviso, Bobby Jones si trova il pallone un po' troppo corto, è costretto ad addomesticarlo, ad andare dentro in penetrazione dove trova due punti e il fallo subito. Un altro dei temi tattici della partita, ricorrente peraltro nelle precedenti gare, sarà la duttilità di Bobby Jones nel subire falli, cosa che ha fatto in maniera piuttosto egregia appunto nelle precedenti occasioni, il giocatore che ha subito più falli in tutto il campionato. Beccato non prova esattamente la specialità della casa, tiro da tre punti, secondo ferro per lui. Occhio Treviso dall'altra parte con John Brown che prova a liberarsi di Bobby Jones, gancio di John Brown, recupera il pallone Bobby Jones che però non riesce a evitare che quest'ultimo esca, quindi rimessa in zona d'attacco per Treviso. Sì, Bobby Jones diciamo è l'arma in più in difesa per Mantova, perché Bobby Jones fisicamente è un giocatore non molto alto ma che può marcare sia il centro sia il 4 e all'occorrenza può andare a marcare anche gli esterni. Adesso De Zardo in punta riceve da Bernardo Musso, poi John Brown raddoppiato, perde palla, la recupera Jared Brown, c'è 3 contro 2 per gli Stinks con Jones che non riesce a gestire questo passaggio da parte di Jared Brauridge. Peccato perché poteva essere veramente una grande opportunità per gli Stinks. Questi canestri fanno molto male psicologicamente agli avversari. Certo, ma fanno molto male anche questi errori, perché comunque in un contropiede Brauridge ha lanciato una fucilata da quel pallone che ha dato a Bobby Jones, però il giocatore di questo livello e questi errori qua sono molto 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 pesanti. Ora Imbrò per Treviso con Candussi che prova lo show profondo, gli concede un metro, Imbrò se lo prende tutto, prova anche la bomba, saranno 3 tiri liberi se non ho visto male per il fallo di Francesco Candussi. Adesso vediamo se la terna andrà a dare conferma, ben 3 tiri liberi quindi per Matteo Imbrò. Fino a questo momento ha messo a referto oltre 11 punti a partita e ha messo tutti i tiri liberi che gli sono capitati dalla lunetta, 100% fino a questo momento, un tentativo di media partita. Per l'ex play della Virtus Bologna è stato il più giovane capitano della Virtus nella stagione 2013-2014, ha neanche 20 anni. Fa 3 su 3 Matteo Imbrò, Treviso che ha segnato fino a questo momento 5 punti tutti dalla lunetta. Per Mantova segna invece Jared Brauridge col primo canestro della partita dopo circa 30 secondi. Brutta palla persa da Mantova in attacco, attenzione a Bernardo Musso che va fino in fondo, lascia John Brown che schiaccia i due punti
i primi su azione di Treviso, 3-7. Mantova però deve svegliarsi, deve creare un po' di ritmo lì in attacco, ci prova Vencato che va fino in fondo e mette i due punti. Pronta reazione di Mantova, 5-7. Sì, Mantova è partita un po' col freno a mano tirato, dopo sembrava il buon inizio col canestro da tre punti di Brauric, ha commesso due falli, da notare che i primi cinque punti sono stati sì su tiri liberi, ma su altrettanti falli per il tentativo di tiro da tre, quindi Mantova in difesa non era attenta e anche in attacco mi sembrava un po' spenta. Certo, una chiave di volta potrebbe essere senz'altro le penetrazioni di Vencato. Ora Vencato va fino in fondo, si schianta contro John Brown che si oppone di fisico. Vencato 10.000 palleggi per controllare questo pallone che sembrava impazzito, ma alla fine si rimane lì. Vencato ricomincia dalla punta, scarico su Bobby Jones che non si fida del tiro a tre punti, alla fine sì, da tre Jones schiaccia il primo ferro, ripartenza per Treviso che va fino in fondo con Alexa Nikolic, tiro dalla media distanza, jumper che non va, ripartenza Mantova con Luca Vencato sempre a impostare l'azione. Dà il pallone dentro a Bobby Jones che si fa trovare sempre un po' fuori posizione in questo avvio di partita. Vencato da tre punti, una preghiera che però non arriva nemmeno al ferro. Ben Vencato, occhio dall'altra parte a Treviso che può trovare un break importante, non arriva però. Altro errore da parte della De Longhi e siamo già dall'altra parte con Marco Timperi. Attacchi per il momento piuttosto imprecisi sia per Mantova che per Treviso. Marco Timperi riceve contro Bernardo Musso, movimento di Brauric non premiato da Timperi. Allora si comincia dalla punta dell'arco con Vencato, Brauric in mezzo angolo, si ricava un tiro da tre punti senza arrivare al ferro ma guadagnando tre liberi dalla lunetta. 5-7 Mantova, 5-41 per chiudere il primo quarto, Brauric dalla lunetta per tre tentativi. Sì, questa azione manovrata, Brauric ha tentato il tiro e subito il fallo. L'errore principale secondo me in questo momento di Mantova è che dopo quasi 5 minuti di gioco non è ancora riuscita in attacco a coinvolgere Candussi, perché Candussi ha fatto il suo in difesa prendendo rimbalzi, ma in questo momento fra Bobby Jones, Brauric non sono ancora riusciti a coinvolgere Candussi. E non riuscire a coinvolgere Candussi è veramente diventa complicato, perché Candussi è il giocatore che sta mantenendo una media di 20 punti a partita e non riuscirlo a coinvolgere è un errore madornale. Assolutamente sì, il giocatore più prolifico degli Sticks in questo avvio di campionato, giocatore most improved potremmo dire rispetto alla passata stagione. Per il momento ancora 0 punti e Jared Brauric a trascinare gli Sticks. 2 su 3 dalla lunetta, totale 5 punti per Jared Brauric, 7-7 quando siamo arrivati quasi al giro di boa di un primo quarto dominato dagli errori sia da una parte che dall'altra. John Brown riceve e scarica su Matteo Imbro da 3 punti, altro errore con la palla che scheggia direttamente il secondo ferro. Bobby Jones a superare la metà campo in palleggio, prova la penetrazione solitaria, Bobby Jones fermato con le cattive da Treviso che prova così il suo terzo fallo. 3-2 la situazione da questo punto di vista, vantaggio di Treviso 5-19 per chiudere il primo quarto. Entra in campo Bruttini al posto di Nikolic, anche perché Nikolic aveva commesso il suo secondo fallo. Il problema dei falli potrebbe essere davvero importante in una squadra come quella di Treviso che ha le rotazioni ridotte abbastanza, visto le assenze di Fantinelli e Antonutti. Rimessa a Mantova con Vencato che dà a Brauric, ancora tre punti, Jared Brauric, primo ferro per lui ma rimbalzone catturato da Mantova, ancora con Brauric che va in penetrazione, palleggio, arresto, tiro di Brauric, 9-7, insomma mi sembra che l'abbiamo chiamata la buona prestazione di Brauric fino a questo momento, Davide. Sì, è stata chiamata e al momento sta rispondendo. Però vedi, come ti dicevo prima, è il Candussi, Mantova gioca senza Candussi. In questo frangente anche Coslam l'ha sostituito con Gucci. Ma insomma, io non la vedo, cioè io avrei cercato più di coinvolgerlo, magari evitare questo cambio e chiamare un time out per spiegare un po' di più che Candussi gioca per Mantova. Ora attacco Treviso con John Brown, riceve poi Matteo Negri appena entrato in campo, il suo esordio in questa partita. Ci prova Musso ad andare fino in fondo, a trovare il rovesciato di grande classe Bernardo Musso, lui che ha giocato a tutti i livelli del basket italiano, dalla Serie C regionale fino alla Serie A. Vencato, Cucci, Brauric,
va fuori da Cucci, anche lui ha penetrato da tre punti. Valerio Cucci si sblocca così, 12-9, un possesso di vantaggio per gli Stinks con la firma portata da Valerio Cucci. Importantissimo sesto uomo Valerio Cucci, ha fatto un canestro fondamentale nella posizione e nelle giocate di classiche di Candussi. Forse ha provato a fare il cambio, a questo punto non so, magari qualche problema fisico anche per Candussi forse nel cambio, però questa era stata la classica giocata alla Candussi risolta da Valerio Cucci. Cucci, pallone in angolo per Marco Timperi, esce Jared Brauridge, va Cucci, ancora a tre punti Cucci, rimbalzo catturato da Treviso e il fallo di Luca Vencato, se non ho visto errato, anzi di Timperi, secondo fallo per Marco Timperi, anzi primo fallo per Marco Timperi, no secondo, si corregge anche il tabellone, alla fine si fa chiarezza, secondo fallo quindi per Marco Timperi, uno per Candussi e uno per Cucci, Timperi richiamato in panchina, sommato in panchina al suo posto Riccardo Moraschini, quintetto per gli Sticks quindi formato da Luca Vencato, Jared Brauridge, Valerio Cucci, Bobby Jones e Riccardo Moraschini, Treviso che risponde con Gerardo Sabatini, Davide Bruttini, Matteo Negri, John Brown e Bernardo Musso che riceve proprio adesso il pallone, jumper preso dalla media distanza, errore, rimbalzo catturato da Mantova con Luca Vencato, Cucci si va a sistemare al centro dell'area, riceve proprio Cucci, stoppata forse con fallo di Bruttini, non ravvisata dalla terna, attenzione fino in fondo Negri ad appoggiare i due punti al tabellone, 12-11, 180 secondi al termine del primo quarto, conduce Mantova. Sì, fino a questo momento abbiamo visto principalmente un corre tira senza tante azioni manovrate, questa era stata ottima l'idea di Luca Vencato, appunto, quindi come ti dicevo, una chiave di volta della partita senz'altro sono le penetrazioni di Luca Vencato che oltre a poter andare a concludere è molto bravo a scaricare per i compagni, non a caso nella classifica di miglior assist man in testa a Luca Vencato anche per questi motivi qua, non tanto per gli assist spiazzati ma per gli assist serviti ai compagni dopo la penetrazione. Assolutamente sì, il miglior assist man del campionato Luca Vencato, 5.8 le assistenze ai compagni. Richiamato in panchina John Brown, entra in campo invece per Treviso Federico Poser, se non ho visto male, anzi no, è il numero 10 Barbante, Simone Barbante, che ha giocato poco fino a questo momento in campionato, poco più di 5 minuti per il prodotto del settore giovanile Veneto. Vencato prova a servire sull'esterno Jones, senza riuscirci, favorisce il contropiede di Treviso con Negri che in transizione ci prova subito da tre punti, palla direttamente nelle mani di Moraschini che va a impostare l'azione. Cucci, Brauridge, riceve contro Negri, ci prova a smarcarsi Brauridge, ci riesce ancora da due, Brauridge, errore, rimbalzo catturato da Jones, anzi no, è proprio Barbante che rende giocabile il pallone per Gerardo Sabatini, autore di un finale di stagione con i fuochi d'artificio in quel di Ravenna nella passata stagione, ci prova dalla lunga distanza Treviso con Bernardo Musso che supera Mantova 14-12, sorpasso quindi di Treviso 5-0 di parziale messo a referto dagli uomini di Pillastrini. Cucci tocca per ultimo il pallone, allora sarà rimessa di Treviso 12-14, 1-55 alla fine. Una squadra che tutti i giocatori cercano di andare in proprio, cercare di risolvere l'azione. Forse non mai come ad in questo istante qua, manca, infatti Coslam ha visto bene, manca il centro per poter appunto fare dei giochi dentro e fuori, per giocare anche dentro l'area, perché in questo momento Mantova stava giocando solo sul perimetro e è vissuta principalmente sull'invenzione di Brauridge, su qualche altro canestro di Cucci, ma i veri punti da sotto del pivot non sono ancora arrivati, quindi vediamo adesso col rientro di Candussi se la storia un po' cambia. Quintetti completamente made in Italy sia da una parte che dall'altra, zero americani in campo, ma l'americano lo prova a fare qui Bernardo Musso, due punti e primo parziale una certa entità della partita, 7-0 di Treviso, 12-16 più 4 Candussi dalla lunga distanza per sbloccarsi, non ci riesce, Cucci prova a smanacciare ma non a controllare il pallone, Sabatini in angolo, si va poi in post up da Davide Bruttini, gliela tocca Candussi, deve ragionare allora Davide Bruttini che ci prova ad andare fino in fondo trovando anche il gancio ma non il canestro,
Luca Vencato per Gergati, è entrato al posto di Jared Brauridge. Candussi invece è entrato al posto di Bobby Jones. Moraschini alza per Vencato, a lavorare anche lui in post up contro la difesa di Treviso. Altra palla persa da Mantova, però Treviso che riparte in contropiede. Sabatini arriva forse un po' troppo sotto canestro, ma realizza comunque. 12-18, momento di difficoltà per Mantova quando mancano 47 secondi alla fine del primo quarto. Momento di buio totale, e diciamo che Treviso. Contropiede di Treviso. 10 rimbalzi catturati da Mantova, 8 quelli di Treviso. Situazione palle recuperate, 4 per Treviso, una sola per Mantova. Questo fino a questo momento ha fatto effettivamente la differenza. Si ritorna in campo con gli Sticks che manovrano con Luca Vencato. Cucci che dà il pallone a Gergati, quasi scontrandosi con lui, anche perché in mezzo c'era un muro mobile caratterizzato dalla presenza di Gherardo Sabatini, che va a commettere fallo in maniera piuttosto cercata, viene da dire. E quindi Gergati dalla lunetta ha la possibilità di interrompere la striscia aperta di 9-0 di Treviso e di riportare un po' più sotto Mantova. Sbaglia il primo però il capitano degli Stinks davanti alla curva rossa. In generale una buonissima presenza di pubblico questa sera al Palabam, circa 2500 le presenze totali. 1-2 per Gergati, e quindi blocca per quanto possibile la il parziale aperto di Treviso, 9-1 in questo momento. 7 secondi di discrepanza fra il cronometro dell'azione e quello della partita, con Treviso che è in possesso. Matteo Negri lavora contro Moraschini, poi Cucci contro Bruttini. In brocca riceve contro Gergati, lo lascia sul posto e poi si guadagna due liberi Treviso con il fallo su il numero 12, Matteo Imbro. E quindi Treviso che ha la possibilità di arrivare a quota 20. È pronto a entrare in campo anche un altro giocatore per quanto riguarda Treviso, è Eugenio Rota al posto di Gherardo Sabatini, e quindi spazio ai giovani per la squadra di Coce Pilastrini, che come detto ha delle rotazioni a livello di senior ridotte viste le assenze di Fantinelli e Antonutti. Possibilità quindi per Matteo Imbro di consolidare il suo personale punteggio. Per il momento 3-3 dalla lunetta per Imbro, che diventa 5-5, 5 punti per Imbro, tutti a cronometro fermo. Ultima azione del primo quarto con Riccardo Moraschini, 3 secondi, deve inventarsi qualcosa Moraschini, ci riesce ma non trova il canestro, quindi termina 13-20 questo primo quarto piuttosto negativo per gli Stinks, che hanno sbagliato tanti, come già ricordato nell'introduzione della gara, sempre regalato tantissime emozioni. Il ricordo forse migliore, più affascinante delle sfide tra queste due squadre sicuramente quello che ci fu il 20 novembre 2015, primo confronto assoluto con la vittoria dopo 3 overtime, dopo 55 minuti al Palaverde di Treviso, 91-87. Si sblocca Candussi e questo può essere un segnale importante per Mantova, 16-20. Senz'altro Candussi è entrato in partita e questa è già una notizia incoraggiante. Entrando in partita poi con il suo canestro da tre punti, perché non dimentichiamo che Candussi è un centro di 2,10 metri, ma penso che con una percentuale da tiro da tre punti e con tiri da tre punti fatti molto migliore rispetto a tante guardie. Rispetto a tanti esterni, sicuramente. D'altronde questi 20 punti in qualche modo deve pur farli a partita. Francesco Candussi, che fino a questo momento ha il 55% da 2, il 48% da 3. Il migliore da 3 punti ce l'avrebbe Treviso in panchina, ovvero Michele Antonutti, 77% nelle 3 partite disputate, una percentuale clamorosa che verosimilmente scenderà poi quando l'ex capitano di Pistoia ritornerà in campo, probabilmente la prossima partita con Trieste. Adesso Gergati però, torniamo live con Candussi che riceve ancora una volta da 3 punti, e se continua così però ci arriva al 77% anche Candussi da 3 punti, 19-20. Sì, grande Candussi, aveva
aveva bisogno di questi due canestri Candussi, aveva bisogno di questi due canestri Candussi Mantova. Però vedi che il gioco è cambiato, spingendo il contropiede non in maniera frenetica, ma in maniera più ragionata, permettendo a Candussi di arrivare al rimorchio, e due volte che Candussi è arrivato al rimorchio è mortifero da tre punti. Quindi diciamo che Mantova nel giro di 1 minuto e 5 secondi ha rimesso in carreggiata la partita. 6-0 di break per gli Sticks, tutti 6 punti firmati da Candussi. Praurici tiene in campo il pallone con una magia vera e propria, poi Candussi gancio, errore, sarebbe venuto giù il palavam se avesse segnato pure questo canestro. 19-20 però si rimane possesso Treviso con Gherardo Sabatini che va fino in fondo, copertura triplicata nei suoi confronti, Bruttini contro Candussi, non riesce a girarsi Bruttini, alla fine lo fa, virata sulla linea di fondo ma non le concede il canestro Candussi. Attenzione che siamo già dall'altra parte con Moraschini che va fino in fondo, errore, Gio scattura il rimbalzo ma ha pestato la linea di fondo e quindi rimessa per la De Longhi Treviso, però cattiveria decisamente diversa di Mantova in questo secondo quarto. Peccato di presunzione di Moraschini in questo momento, ma da un lato diciamo ha sbagliato perché c'era Brauric più avanti, non l'ha servito. Dall'altra parte queste cose qui i giocatori anche con un'esperienza la fanno, perché Moraschini forse cercava il canestro per entrare definitivamente anche lui in partita, diciamo, per sporcare lo score. Quindi ci poteva stare, ma di squadra è stato un errore grave anche questo per la squadra. Matteo Negri va da Sabatini, poi dentro per John Brown che si gira con una velocità doppia, tripla rispetto a Francesco Candussi. 22-19, Treviso chiude il parziale di 6-0 di Mantova e si riporta sul possesso di vantaggio. Cere Brauric sfida Matteo Negri, poi Gergati. Candussi sempre sul perimetro, incrocio con Jared Brauridge che riceve contro Davide Bruttini. Candussi in post up, vuole sfruttare il mismatch con Negri, triplicato Candussi, cambia lato, Gergati da tre, errore e rimbalzo catturato in coppia da Brown e Bruttini, con Treviso che riparte. Sabatini schiaccia dentro per Brown, altri due punti di John Brown e Treviso va a quota 24-19 Mantova. Brown in questo momento è stato fondamentale per Treviso. Se prima Candussi, possiamo dire, un centro prestato agli esterni per tirare piazzato, in questo momento abbiamo visto la velocità di un esterno, i movimenti fellini di un esterno prestati a un centro, perché tutto sommato Brown è un centro, però si è mosso con la velocità di un esterno. Treviso si dimentica di Moraschini a rimbalzo che ringrazia e realizza il 21-24. Attacco Treviso con Matteo Negri contro Jared Brauric. Brown riceve andandogli incontro, sfida Bobby Jones sfruttando la maggiore velocità, ancora una volta terzo canestro di fila subito esattamente nella stessa maniera da Mantova, con John Brown che va a rovesciare dopo aver lasciato sul posto il lungo virgiliano. Sì, Brown però brava anche Treviso, perché per queste tre azioni è riuscita a isolare Brown e gli ha permesso di fare tre canestri della stessa maniera, però giocando sempre degli uno contro uno. Bravo è stato anche Coeslam in questo momento a cambiare la marcatura, quindi portare Candussi su Bruttini e Bobby Jones su Brown, anche perché si rischiava in questo modo qua il terzo fallo di Candussi. Matteo Imbrò, Davide Bruttini contro Riccardo Moraschini che gli tocca il pallone, rimessa per la De Longhi che conduce di 5 lunghezze, 26-21, 6-0-1 per chiudere il secondo quarto. Entra sul parquet Luca Bencato, esce uno stanco Riccardo Moraschini che ha avuto un buon periodo sul parquet. Quindi Luca Bencato, Bobby Joss, Lorenzo Gergati, Jared Brauridge, Bobby Joss per gli Stinks, John Brown, Davide Bruttini, Matteo Negri, Matteo Imbrò e Gerardo Sabatini invece per la De Longhi Treviso. Riceve Matteo Negri contro Brauridge, dentro il pitturato Negri prova ad alzarsi da due punti, fallo di Jared Brauridge, pressione troppo dura secondo gli arbitri, quella dell'americano sull'ex giocatore della Virtus Bologna. Sì, ma però si è presentato Brauric troppo morbido e quindi ha permesso all'avvicinamento al giocatore di Treviso, anche se fisicamente mi sembra molto più piccolo di Brauric, quindi in questo momento Brauric è stato lento. Vediamo che in questo istante qua Lamma opta per
per i due playmaker, sostituendo Moraschini non con Timperi ma con, cioè, con Vencato, quindi Mantova che gioca con i due playmaker forse per velocizzare un po' più il giro di palla sul perimetro e cercare di trovare forse Candussi libero in mezzo all'area. Sarebbero quasi tre playmaker, considerando che anche Brauric al college ha rivestito quel ruolo in passato. 2 su 2 dalla lunetta per Gerardo Sabatini, quindi 21-28, tutti giù per terra, Jones e Brown. Alla fine gli arbitri premiano l'azione di Brown. Quindi rimessa per Treviso, 21-28, Stix è iniziato bene. Treviso però ha preso le giuste contromisure, adesso vediamo una Mantova in difficoltà, quasi un po' paurosa, intimorita in attacco. Sì, è ritornato allo spettro della paura, che sembrava che nei primi due minuti Mantova si fosse scrollata di dosso, invece di tutto quello di buono che ha costruito in un minuto, in tre minuti se l'ha tutto rimangiato, ritornando sotto di 7 punti, quindi... Però in questo istante qua, mentre prima, forse nel primo quarto, la difesa, al di là dei 20 punti presi, è stata quella che aveva risposto in modo sufficiente rispetto all'attacco, in questo momento qua c'è stato il contrario. La difesa è diventato il tallone d'Achille in questo momento per Mantova. Soprattutto sorprende per Mantova quello 0 nella casella punti per Bobby Jones. Matteo Negri raddoppiato proprio da Jones e Gergati. Fallo commesso dalla Dinamica, che io onestamente non ho visto, e probabilmente neanche i 2000 del Palabam. In ogni caso, quello che importa in questo sport è che lo vedano gli arbitri, è così. E allora rimessa per Treviso, quarto fallo di Mantova, uno solo per Treviso. A due ci sono Timperi, Candussi e Cucci, uno Gergati, Brauric e Jones. Rimessa Treviso quindi con John Brown, che riceve lontano da canestro, contro Bobby Jones. Matteo Imbro, ci prova Gerardo Sabatini, 2 punti dalla lunga distanza, 21-30, massimo vantaggio della partita per Treviso. È il momento di mettere il piede sull'acceleratore per gli Sticks. Ci prova Brauric, che risponde subito molto bene, 23-24-30, è una bomba e quindi vale 3, 24-30. Sì, Brauric uscito in modo perfetto dal blocco, quindi movimento di palla più veloce con due playmaker, Brauric che esce dal blocco libero, e quindi Brauric in queste situazioni qua è veramente mortifero. Adesso subiamo un canestro più di fortuna che di bravura da parte di Treviso, però ci sta la fortuna e tutto. Il problema per Mantova adesso è avere a 4:30 dalla fine aver raggiunto il quarto fallo di squadra, che quindi permetterà, cioè coinvolgerà Treviso a cercare ancora di più l'uno contro uno per subire il fallo per andare in lunetta. 26-32, botta risposta Stinks e Treviso in queste ultime due azioni. Bruttini riceve lontano dal canestro, perde il controllo del pallone, lo recupera John Brown. Jones a terra, si tiene il ginocchio, si rialza, ma intanto si è liberato sull'esterno Matteo Imbro, che realizza il nuovo più 9 di Treviso. Jones si è rialzato, forse ho una finta da calciatore più che reale dolore per Bobby Jones, che però in questa occasione non ha fatto il bene dei propri compagni. Qui va a protestare anche con la terna, a rischio tecnico Bobby Jones, molto nervoso fino a questo momento, con il gioco che è fermo, non si capisce bene per quale motivo, per pulire il parquet, ma anche per un problema anche di Davide Bruttini, che ha rimediato un'apertura nella zona del sopracciglio, e quindi e 4 palle recuperate. Insomma, più concentrazione da parte di Treviso rispetto a Mantova, che è stata piuttosto sciupona in attacco fino a questo momento. Brauric, palleggio, resto tiro da 3 punti con tutta la calma del mondo, perché gliela concede Treviso, sbaglia, Candussi poi recupera il pallone, ma è troppo lontana, cioè palla troppo lontana dal canestro, e quindi si riprende con la rimessa per Treviso con Matteo Negri. Brauric prova a tenere la marcatura stretta su di lui, Musso che è rientrato sul parquet dopo un lungo periodo in panchina. Timperi contro Negri, raddoppiato da Jones, che stavolta ruba bene il pallone, Vencato fino in fondo si volta e dà il pallone a Jared Brauric, tripla aperta che non sbaglia Jared Brauric, 29-35, finalmente
per Mantova e Jared Brauric che si prende delle responsabilità nei momenti bui della partita. Sì, sì, ma però è stata intelligentissima l'azione di Luca Vencato, che è partito fintando la penetrazione portandosi i due avversari addosso, e Brauric arrivando a rimorchio è stato servito sulla linea tre punti, e quando Brauric è libero è quasi mortifero da quella posizione lì. Ora Bobby Jones che riceve contro Alexa Nikolic, vuole sfruttare la maggiore fisicità, Bobby Jones lo fa e si guadagna anche il fallo, il secondo fallo per Treviso, che ne ha davvero tanti da spendere, ancora due per essere precisi, da spendere in questo secondo quarto. Cambio per Treviso che rimette nella mischia Gerardo Sabatini al posto di Matteo Negri, quindi Sabatini, Nikolic, Imbro, Musso e John Brown per Treviso. Timperi, Brauric, Jones, Candussi e Vencato per gli Sticks. Vencato che rimette il pallone adesso per nessuno. Palla persa di una banalità pazzesca per Mantova. Sì, proprio una cosa. Vencato che giustamente ha dato la palla schiacciata a terra a Brown, e Brown che dal suo ruolo la chiamava alta, non si sono capiti, queste palle qua fanno malissimo. Fanno malissimo perché se più adesso Treviso la porta a buon fine, quindi l'errore diventa doppio. Quindi ecco che tira da tre punti, e come l'ho detto, vedi, questa palla fa malissimo, dà la possibilità di andare a meno 4 se Mantova è ritornata a meno 9 con un errore, una palla persa banale. La rimessa su palla persa data a nessuno, praticamente con Jones che aveva fatto un movimento diverso sull'azione seguente. È arrivata la bomba del più 9 di Treviso, 29-38, Timperi dalla lunga distanza, ci prova lui, cortissimo, scheggia a malapena il primo ferro. Continua la difficoltà di Mantova, ne ha messi 16 in questo secondo quarto, meglio del primo dove ha penetrato la retina solamente con 13 punti, ma ancora insufficiente per tenere testa questa Treviso rimaneggiata, ma in gran serata. Brown più 11, 29-40, emorragia di punti che continua per gli Stinks. Il pubblico mantovano che si sta un po' raffreddando, vedendo una squadra che va veramente troppo a sprazzi anche a livello di concentrazione. Vencato contro Imbro, poi Candussi, raddoppiato, deve cambiare lato, lo fa attraverso Vencato, Timperi va dentro, sbaglia, Joss cattura rimbalzo, no, è sempre Brown, attenzione perché Treviso con questo contropiede può dare una seria spallata alla partita, non lo fa però, per fortuna di Mantova, cade malissimo Vencato, protesta il pubblico mantovano, Vencato rimane a terra, Treviso guadagna nuovamente il possesso, arbitri che fermano il gioco. Vencato è caduto malissimo sulla caviglia, si spera che non sia nulla di grave. A terra da 30 secondi buoni il playmaker degli Stinks. Pronti a entrare quelli dello staff medico di Mantova. Però ho l'impressione che sia qualcosa di serio per Luca Vencato, che andando a rimbalzo, tra l'altro per l'ennesima volta in questa partita, saltando insieme a due compagni della sua squadra, è caduto male sulla caviglia. Adesso viene valutato dallo staff medico degli Sticks, da Stefano Passarino, da Plinio Venturi e anche dalla Croce Rossa. Ma insomma, l'infortunio di Vencato sarebbe una tegola pesantissima per Mantova. Tra l'altro, a proposito di play, a proposito di ex Mantova, nel parterre de Roi a bordo campo c'è Jacopo Giachetti, che ha vestito la maglia di Mantova nella scorsa stagione, adesso a Ravenna. Ieri ha perso 79-87 in casa contro la Fortitudo Bologna, anzi scusate, contro Trieste. 62 secondi alla fine del primo tempo, Vencato che si rialza, la caviglia la vediamo tutta intera, zoppica vistosamente, difficile capire se rientrerà in campo o meno, zoppica anche perché non appoggia proprio per niente la caviglia. Quindi sarà veramente complicato rivederlo in campo. L'unico aspetto positivo è che almeno questo infortunio è accaduto sulla fine del primo tempo, quindi ci saranno 10 minuti per recuperare, e passa per Luca Vencato. Adesso Treviso in attacco con Matteo Imbro, poi Bernardo Musso, Nikolic, errore dalla lunga distanza, Gergati rende il pallone giocabile per Marco Timperi, fino in fondo l'ala piccola degli Sticks, Brown Ridge ci prova ancora da tre,
un canestro per dare speranza agli Sticks, 32-40. Sì, speranza, canestro di importanza vitale questo di Brown, soprattutto i tre punti e appunto come ti dicevo che permette a Mantova in questi brutti primi due tempi di rimanere comunque attaccata, ecco, però siamo subito smentiti con Sabatini che realizza a sua volta da tre punti e quindi Mantova ritorna a meno 10, però dicevo il canestro prima di Brauric. Si rientra in campo quindi con Timperi, Gergati, Brauric, Jones e Candussi. Vedremo se gli Sticks vorranno sfruttare a pieno quest'ultimo possesso o se preferiranno andare sui due possessi concedendo però una palla importante e preziosa a Treviso. L'impressione è che si voglia arrivare fino in fondo per Mantova con Gergati che tiene il pallone, subisce il fallo di Gherardo Sabatini, ne ha due da spendere ancora a Treviso e quindi giustamente tiene Mantova lì, interrompe il gioco, entra in campo anche Matteo Imbrò al posto di Sabatini per Treviso, con Mantova che riprende con questa rimessa laterale per Timperi, poi Gergati, altro fallo commesso da Treviso che esaurisce così il bonus con 3 secondi sul cronometro. Timperi per la rimessa ancora a lato, movimento di Brauric, si va però da Gergati, un secondo, Gergati da 3 punti, troppo corto. Termina così il primo tempo dal Palabam, 32-42, un commento flash, Davide. Sì, un commento, diciamo, Treviso ha fatto la sua onestissima partita, ma in questo in campo con le idee un po' più chiare su quello che devono fare con un po' più di lucidità. Più punti che probabilmente sarebbero arrivati con le presenze di Fantinelli e Antonutti che stanno guardando i propri compagni dalla panchina, anche oggi entrambi infortunati. Si ritorna quindi a giocare al Palabam con il primo possesso del secondo tempo per la De Longhi Treviso con Matteo Imbrò che sfida Bobby Jones, difesa un po' in ritardo di Mantova, Jones arriva a marcare John Brown, poi Bruttini, Candussi gli si oppone bene perché evita due punti per Treviso e Gergati che riparte per gli Sticks, avvia la transizione, Candussi in punta, Brauric va in post up da Moraschini che lotta contro Bernardo Musso, Brauric riceve e realizza subito, 21 punti per Jared Brauric che sta dominando il rimbalzo, il referto degli Sticks, 35-42, 50 secondi sono appena trascorsi sul cronometro del terzo quarto. Vedi l'anomalia di questo gioco, di questa squadra. Fino per 4 partite la squadra ha sempre risposto, tutti ha risposto presente e latitava Brauric, e quando risponde presente Brauric latita il resto della squadra, quindi speriamo che questo gap venga colmato adesso. E cosa importante, scusa Alberto, abbiamo visto, sto vedendo che Luca Vencato sta prendendo posto in panchina, quindi speriamo che sia meno grave del previsto quello che gli è successo. Sospetta distorsione alla caviglia per lui in un tentativo di rimbalzo andato male nel corso della fine del primo tempo. È già in panchina, quindi questo è un segnale comunque incoraggiante per Luca Vencato. Palla persa malamente da Treviso e quindi possesso in zona d'attacco per Mantova. 8:56 per chiudere il terzo periodo. 35-42. Gergati, Jones. Gergati nuovamente, che prova a sfidare Lorenzo De Zardo fino in fondo, Gergati con l'ultimo tocco di Lorenzo De Zardo, 35-42. Allora vogliamo l'occasione per dare un'occhiata ai quintetti con Gergati, Brauric, Jones, Candussi e Moraschini per gli Sticks, per Treviso Musso, Brown, Bruttini, De Zardo e Matteo Imbrò. Brauric in punta, pick and roll giocato ma non chiuso con Candussi, Brauric fino in fondo, 2 punti per Jared Brauric che raggiunge così il suo massimo stagionale, eguaglia il suo massimo stagionale di 23 punti e finalmente vediamo fare anche delle cose un pochino diverse a Brauric, che non siano il classico movimento da girare la difesa, ma adesso c'è stata anche una buonissima penetrazione anche con una discreta velocità. Certo. Occhio, attenzione però, scusa Davide, perché Moraschini va a schiacciare il meno 3. Grande dinamica in questo terzo periodo, fame e aggressività decisamente diverse rispetto al primo tempo. Time out, pilocca, continuità. Adesso potrebbe essere una partita diversa, la partita della svolta per il numero 8 di Mantova, per Jared Brauric. 39-42, 23 punti per lui. Si rientra dal time out chiamato da coach Pillastrini.
con Musso in possesso del pallone. Matteo Negri contro Bobby Joss in angolo per Bruttini, che piedi per terra raffredda gli entusiasmi del Palavam. 39-44, 7-55 ancora da giocare nel terzo periodo. Moraschini riceve contro Musso, finta di passaggio per Bobby Jones, tiene pallone forse un po' troppo Moraschini, poi c'è Red Brauridge, lui che ha la mano calda in questo momento. Penetrazione di Brauridge, raddoppiato, ancora gioco di gambe da parte dell'ex di Santa Clara University, tiene palla lui e poi altri due punti per Jared Brauridge, che non vede un canestro ma vede una vasca da bagno questa sera. Sì, Brauridge prendendo fiducia nei propri mezzi, appunto, vede il canestro non raddoppiato, triplicato dal suo diametro, e va bene così. Speriamo adesso, in questo momento bisogna solo sperare che entri in partita ancora Candussi e soprattutto che Bobby Jones si ricordi del suo nome. Bruttini alza un bruttissimo pallone senza capo né coda. Recupera palla Mantova con Lorenzo Cergati, spinto dagli oltre 2000 del Palabam. Brauridge riceve da Candussi, poi 1-2 tra i due che si chiude proprio in questo momento. Peccato per Mantova, poteva essere la bomba del pareggio a quota 44, invece gli Styx sono sempre sotto di tre lunghezze. 6-50, Musso, palleggio, arresto, tiro da tre punti, palla sul secondo ferro e poi direttamente da lui dentro il pallone per John Brown per i più 2 di Treviso, più 5 in totale, 41-46. Gergati, ma è tutta un'altra dinamica, è tutto un altro entusiasmo, è tutta un'altra partita in questo terzo periodo. Gergati fino in fondo, due punti e fallo subito dal capitano, da Lorenzo Lollo Gergati. C'è tutta un'altra partita rispetto ai primi due quarti, con Mantova che è più intensa in difesa, anche se in attacco tiene ancora troppo fermo il pallone, però è una Mantova diversa, e anche queste entrate di Gergatti, se trova lo spazio, fanno molto male. Speriamo in bene. Ecco, diciamo che Mantova non deve farsi prendere dalla foga di voler andare avanti o di attaccarsi al carro di Treviso a tutti i costi, perché vanno bene anche i canestri da due punti. Prima abbiamo visto un'azione di Candussi che ha cercato il tiro da tre per il pareggio, ma vanno bene anche i canestri da due punti. Ok, perché potrebbe essere l'occasione del pareggio quota 46. Jones va fino in fondo di cattiveria, Bobby Jones, 45-46, non è pareggio ma manca pochissimo agli Styx. Ok, perché Treviso però vuole reagire, vuole riprendere per i capelli la partita, anche se manca ancora tantissimo alla fine della stessa, con Bernardo Musso, poi Davide Bruttini con le mani a sporcare il pallone di Francesco Candussi. Bruttini lavora contro la difesa asfissiata di Candussi, che va a protestare a gran voce con gli arbitri in maniera comunque corretta. Due liberi per Davide Bruttini, anzi no, semplice rimessa per Treviso, che verrà battuta da Gerardo Sabatini. Sabatini, Brown, Negri, Musso e Bruttini per Treviso, Gergati, Jones, Brauridge, Cucci e Moraschini invece per Mantova. Proprio John Brown a prendere il pallone, poi Negri sulla punta dell'area, Sabatini, Brown e l'errore da sotto che premia Riccardo Moraschini, che è andato subito a rimbalzo. Occasione per il sorpasso Styx. Cucci sul rischio di rubata da parte di Brown, Jones dalla lunga distanza, arriva il sorpasso di Mantova, 47-46. È una dinamica diversa, dinamica con voglia, dinamica che ha voglia di sacrificarsi anche in difesa. Ecco, a questo punto il tiro sbagliato, rimbalzo ancora di Jones che parte in contropiede. Dicevo una dinamica diversa, che grande canestro di Cucci, che ha voglia di sacrificarsi in difesa, e la difesa, il sacrificio della difesa dopo viene premiato con delle ottime azioni in attacco. Era da tre punti il canestro di Bobby Jones, da due invece quello di Valerio Cucci, che subisce anche il fallo. 50-46 per Mantova e tiro libero supplementare con Pillastrini, che non chiama time out, anche se il momento sarebbe abbastanza propizio. Quando siamo arrivati a 5 minuti a 0-1 dalla fine del terzo quarto, 19-4 di parziale per gli Styx. Terzo quarto spettacolare da parte degli uomini in bianco-rosso, che evidentemente hanno subito una metamorfosi totale negli spogliatoi, cortesia immagino di coach Davide Lamma, che non deve essere stato leggero coi suoi. Bruttini da sotto,
due liberi per Treviso. Sì, senz'altro Koslama non deve essere stato molto tenero negli spogliatoi per richiamare all'ordine la squadra. Diciamo un'altra cosa anomala che si vede adesso rispetto anche all'anno scorso è che Mantova faceva bene i primi due quarti e il terzo quarto è sempre stato il tallone d'Achille per la squadra mantovana. Invece per fortuna questa sera è stato fino a questo momento il miglior quarto, la miglior pallacanestro che ha giocato Mantova. Assolutamente d'accordo. Adesso però Davide Bruttini vuole interrompere questo momento di grande positività da parte degli Stinks. 51-47, occasione per portare la De Longhi sul 51-48, concretizzato in questo momento. Quindi meno 3 per Treviso, 4-43 per chiudere un terzo quarto che ha regalato davvero tante emozioni fino a questo momento, soprattutto per i tifosi Stinks. Gergati aspetta il movimento di Riccardo Moraschini che gli va incontro sulla punta dell'arco, poi Valerio Cucci chiama palla a Gergati che riceve sul lato, poi si accentra, perde palla e commette infrazione di campo. Quindi disattenzione di Mantova, tecnica più che altro per un palleggio errato da parte di Gergati che ci può stare nella foga del momento. 51-48, 4-23 ancora da giocare, rimessa in zona d'attacco per Bernardo Musso, per l'ex giocatore di Pesaro, Napoli e Perugia tra le altre, oltre che del San Lorenzo che ha conquistato lo scudetto in Argentina 2 anni fa. Musso alza il pallone per John Brown che cadendo prova a chiudere con un canestro ma che non va. Penso che ci sia comunque un fallo chiamato agli Stinks, anzi no, semplice rimessa da fondo per Treviso con Gerardo Sabatini. John Brown chiama palla lontano da canestro, riceve proprio lui, poi Matteo Negri, intercetto da parte di Riccardo Moraschini che schiaccia quasi il più 5 di Mantova. È Treviso adesso a perdere palloni davvero sanguinosi ed è Mantova a far la parte del leone e a realizzare punti importanti. Ma non so fino a che punto Treviso perda palloni sanguinosi, ma anche in merito di Mantova che ha alzato notevolmente la pressione, il tasso di difensivo. Quindi sì, palloni semplici, ma però anche Moraschini sta effettuando un'ottima difesa che lo porta a recuperare questi palloni, stando basso con le gambe, stando sul giocatore avversario. Anche che in questo momento vediamo che appunto la mancanza di Vencato per far prendere fiato a Gergati, vedremo Brauris nel suo ruolo che era in America di playmaker. Più cattiveria, più concentrazione da parte degli Stinks in questa ripresa. Adesso però seguiamo l'attacco di Treviso con Gerardo Sabatini, Bernardo Musso che lascia sul posto Marco Timperi, ma serve in angolo Negri, stavo per dire rimessa Mantova, invece c'è stato un tocco che onestamente non ho visto, anche se lo ammette quasi sommessamente Jared Brauridge. Quindi rimessa per Treviso in zona d'attacco con Gerardo Sabatini, 5 secondi per andare al tiro, vediamo cosa si inventa la formazione di Pilastrini. Bruttini, palleggio piuttosto complicato il suo, nasce un bruttissimo tiro, Treviso guadagna un extra possesso però catturando il rimbalzo offensivo, allora cronometro che si ricicla, altra opportunità con Gerardo Sabatini che sfida Valerio Cucci, lo lascia sul posto, pallone deviato in qualche modo da Moraschini che però John Brown comunque capitalizza. 53-50. Buona la difesa anche in questo momento, si vede che Mantova ha subito il canestro, però la difesa è stata intensa. È stato purtroppo grave l'errore concedere il secondo tiro la prelazione prima, concedere il secondo tiro a Treviso, però diciamo che Mantova è sulla strada giusta e ecco Brauris che si prende la responsabilità ancora. Ottimo rimbalzo di Cucci, canestro fondamentale che porta Mantova sul 55-50. Dicevo, la difesa comunque è stata fondamentale per Mantova per tutta la partita, forse anche Treviso non se l'aspettava una Mantova che è ritornata in campo così. La Mantova che è tornata in campo con un piglio completamente opposto rispetto a prima, gioco fermo, fallo da parte di Mantova di Jared Brauridge. Secondo fallo per Jared Brauridge, quarto del quarto per la dinamica a due. C'è Treviso che ha usato veramente poco il fisico in questa gara, anche nel corso
Nel secondo quarto si è ritrovata a commettere tutti gli ultimi falli prima di andare in bonus, praticamente negli ultimi 10 secondi del periodo. Due liberi per Treviso, quindi con Matteo Negri. Dopo però il time out. Ma è stata un po' la giornata di tutta la squadra, che non è, come dicevamo, abbiamo detto prima, non è riuscita a coinvolgere Candussi, quindi però la sorpresa che ci sia Brauris che ha risposto così senz'altro fa molto piacere. E comunque nel vantaggio di Mantova è stato, come dicevo prima, l'ottima difesa, perché se guardiamo, ma non tanto la difesa sui lunghi così, perché quella è stata un po' più morbida, è stato il fatto che comunque Mantova non ha fatto quasi mai tirare da tre punti Treviso, cosa che nel primo quarto gli ha permesso a Treviso di prendere i 10 punti di vantaggio. Concesso a Treviso di prendere il largo, adesso un brutto errore da parte di Mantova, Treviso recupera il pallone ma la difesa virgiliana sembra già schierata, prova Sabatini a entrare in penetrazione, John Brown si alza ad un'altezza siderale e realizza il meno uno di Treviso, che vuole rimanere a tutti i costi aggrappata alla partita in vista di un ultimo quarto che promette, guarda caso, quando si incontrano Mantova e Treviso. Veramente tante emozioni. Brauridge, Joss da tre, errore Timperi, rimbalzo offensivo. Dove è andato Timperi? Oggetto volante non identificato al Palabama, 57-54. Grande, grande salto di Timperi, ha dei muscoli di un colore d'americano, salta, sembra che abbia le molle nelle scarpe, e anche questo qui è stato un tap-in, ma non tanto per il gesto del tap-in, ma per il salto che ha fatto, veramente impressionante quando fa queste performance qui Timperi. Ora tecnico però ha fischiato la panchina di Mantova a Davide Lamma, se non ho visto male, che concede un punto facile dalla lunetta a Treviso, 57-55, e in più ci sarà il possesso in zona d'attacco per la formazione di coach Pillastrini quando mancano 102 secondi al termine del terzo quarto. Fallo in attacco di Bernardo Musso su Marco Timperi, terzo fallo di Treviso, che non ha particolari problemi dal punto di vista individuale. A tre c'è e solo Alexa Nikolic, poi a due Imbro, Bruttini e Sabatini. Per Mantova rischiano Jones, Cucci, Gergati che sono a due e poi Candussi e Timperi che sono a tre. Rimessa per Jared Brauridge verso Bobby Jones, poi Gergati per impostare l'azione. Marco Timperi gira Bobby Jones, Gergati, errore, ma Timperi cattura un altro rimbalzo offensivo spettacolare. Jared Brauridge, ancora lì Mantova, 8 secondi per chiudere l'azione. Valerio Cucci porta via l'uomo a Brauridge, che però perde il pallone a occhio a Musso, che va fino in fondo a trovare il pareggio a quota 57. Davvero un peccato per Mantova, che prova a reagire subito con Gergati, col blocco portato in maniera molto alta da Valerio Cucci. Ancora Cucci che vede con la coda nell'occhio Brauridge, non arrivano i due punti, a lottare a rimbalzo c'è Bobby Jones da sotto, due punti e fallo subito da Bobby Jones, 59-57. Due bellissimi gesti atletici, prima il grande rimbalzo in mezzo all'area di Timperi, in mezzo a degli atleti molto più grossi di lui, e adesso l'altro rimbalzo in attacco, stranamente Treviso ha concesso tre tiri, l'altro rimbalzo in attacco preso da Bobby Jones, che è andato a segnare subendo anche il fallo. Ottima l'azione di Bobby Jones, e Mantova che ha rimesso la testa avanti, 59-57. Jones conclude il gioco da tre punti, 60-57 per Mantova, 48 secondi per chiudere il terzo quarto. Entra Matteo Ferrara, qualche scampolo di partita per il giovane ex Virtus Padova al posto di Marco Timperi, un preziosissimo Marco Timperi, soprattutto rimbalzo offensivo in questo terzo periodo. 40 secondi per chiudere il periodo appunto con Bernardo Musso, proprio Ferrara accoppiato con lui, Musso alza il lay-up, errore, ancora Ferrara
alla fine addomestica molto bene il pallone a rimbalzo. Applausi per il numero 10 di Mantova, Gergati. 8 secondi di discrepanza fra i due cronometri. Riceve palla a Ferrara da Valerio Cucci, lontano da canestro, però deve barcamenarsi in qualche modo Ferrara, che va fino in fondo di grande personalità. Peccato, avrebbe meritato il canestro nell'occasione Ferrara. E occhio perché c'è l'ultimo possesso del terzo quarto per Treviso, che vuole arrivare agli ultimi 10 minuti sul pareggio. Palla direttamente sul piede di Bobby Jones, non c'è infrazione, non c'è violazione secondo la terna. Cucci, 3 secondi, 2 secondi, deve tirare. Ci riesce Cucci? Beh, troppo corto. 60-57, ma prepariamoci a un ultimo quarto di fuoco tra Mantova e Treviso. Senz'altro, Alberto, se dovevamo scommettere un euro non l'avremmo scommesso su Mantova dopo... Perse per quanto riguarda palle recuperate, scusate, per Treviso, le 5 di Mantova, 11 palle perse Mantova, 9 Treviso. Mi sembra, oltretutto, quanti punti mi hai detto che ha fatto Bobby Jones? Mi sembra che li abbia fatti tutti in questo terzo quarto. 8 punti Bobby Jones, tutti a referto in questo terzo quarto, assolutamente sì, Davide. Abbastanza incolore la prova di Jones nel corso del primo tempo, si è scatenato decisamente in questo terzo periodo. Adesso è cominciato da 9 secondi invece l'ultimo atto di questo Mantova-Treviso, partita che ha sempre regalato tante emozioni, ha sempre regalato tanto equilibrio. Primo confronto che si chiuse dopo 3 overtime, dopo 55 minuti in favore di Treviso, ma il ricordo più fresco è sicuramente quel 70-71 dello scorso gennaio, con Treviso che riuscì a vincere con un canestro a un decimo dalla fine di Saccaggi. John Brown per il meno 1 di Treviso. 60-59 è il prodromo e il prologo di un ultimo quarto che si preannuncia veramente teso, veramente equilibrato. Lorenzo Gergati, Candussi dentro per Ferrara, che va troppo corto con il tiro, sbagliato in maniera un po' elementare questa conclusione da parte di Matteo Ferrara. Si rimane su 60-59, possesso per la De Longhi con Gherardo Sabatini. Matteo Imbrò da 8 metri, 60-62. È un canestro che può far male per Mantova, che rimane però ancora lì con Lorenzo Gergati. Valerio Cucci riceve Jared Brauridge, 12 secondi per chiudere l'azione, per andare al tiro. Penetrazione di Jared Brauridge che lascia lì lo scarico per Cucci, non riesce a tirare, ci riesce alla fine ma senza però andare a canestro. Nuova ripartenza a Treviso. Diciamo che Treviso è partita come Mantova, adesso un altro canestro, altri punti. Treviso è partita come Mantova nel terzo quarto, infatti parziale subito di 7-0 e 8-0, scusami, è ritornata dura la partita. Si fa nuovamente dura la partita per gli Stings. Matteo Ferrara, Gergati da 3 punti, errore. Attenzione perché Treviso può piazzare il break, un break psicologicamente pesante per Mantova. Sabatini, stoppata di Candussi, palla però recuperata da Treviso con Imbro, ancora da 3. 60-68. La ribaltata in un amen Treviso, 12-0, time out di Coach Lam. 11-0 il parziale con... Un po' di carico, un po' di energia in casa Mantova, può riportare soprattutto un po' di tranquillità per una squadra che in determinati frangenti questa stagione ha dato segni di poca fiducia, come è successo del resto dell'ultima partita con Verona. Gergati, blocco portato da Candussi, riceve lui in pick and pop, Candussi, tiro contestato da John Brown, palla recuperata da Treviso che ha ancora l'opportunità di prolungare il suo vantaggio, di andare anche sul più 11. Attacco Treviso con Matteo Imbro, che si tocca il ginocchio, rimane lì, Treviso prosegue con John Brown ancora, più 10 di Treviso, cambio per la De Longhi, giù Matteo Imbro e dentro Matteo Negri, quindi Negri, Sabatini, Musso, Bruttini e John Brown, sì, per Treviso, Candussi, Jones, Brauridge, Gergati e Moraschini invece per quanto riguarda Mantova. Occhio Gergati che qui rischia una brutta palla persa, alla fine rimedia le cose il play di Mantova. Blocco portato da Candussi, nuovo pick and pop con Candussi che non prova da 3 punti, fallo in attacco di Bobby Jones. Mantova ha perso completamente la bussola in questo inizio di ultimo quarto, Davide. Mantova ha perso la bussola e
la squadra esperta quando è Treviso se ne è accorta e ha punito subito la squadra mantovana piazzando un parziale di 13-0. Mantova che non ha ancora segnato dopo 3 minuti. Mantova che si è ritrovata in un Amiens smarrita, diventa durissima adesso. Musso per Bruttini, poi Sabatini. Treviso sente l'odore del sangue, vuole aggredire la preda. Braurich recupera però il pallone di gran cattiveria, lo perde, lo recupera nuovamente. Fase molto confusionale della partita. Moraschini tiene il pallone in campo, rischiava l'ennesima persa quasi di questa azione. Mantova alla fine la perde con Jones che guardava da tutt'altra parte. Questo, nel controllare questo pallone, Treviso ringrazia Gerardo Sabatini. Controllo anche in questo caso non perfetto. Bruttini contro Candussi, ultimo tocco proprio del lungo mantovano. Timperi pronto a rientrare in campo. Tanta frenesia in campo, tanta voglia di vincere, tanta voglia di vincere per Treviso, tanta voglia di recuperare per Mantova. C'è bisogno di tranquillità però in questo momento per Mantova. 10 punti sono tanti, ma sono tanti anche 6 e 15 sul cronometro. Vabbè, 6 e 15 sono ancora una vita, però Mantova deve ritrovarsi, soprattutto deve segnare perché sono 4 minuti, ha finito il 64, 4 minuti che non segna. Quindi da una squadra di Serie A è difficile e ha concesso a sua volta tantissimo perché, come avevamo ricordato, la chiave era stata anche non far tirare Treviso da 3 punti in questi primi 2 minuti, soprattutto ha concesso 2 tiri liberissimo a Embro che li ha buttati in fondo alla rete. Sabatini, Matteo Negri aggira Marco Timperi con fallo di Matteo Negri, appunto. 60-70, possesso importante per gli Stinks che devono ricominciare a far girare l'attacco. O per meglio dire, devono far cominciare a girare l'attacco, visto che in quest'ultimo quarto sono arrivati 0 punti in 3 minuti e 52. Braurich, Moraschini. Supera la metà campo in palleggio, sfidando Bernardo Musso. Si incrocia con Bobby Jones, ma tiene il pallone Moraschini. 10 secondi per andare al tiro, va alto da Bobby Jones in post up. Si gira sul fondo Bobby Jones, fallo di Treviso da parte di Bruttini, se non ho visto errato. È arrivato in un secondo momento Brown a portare la marcatura, ma penso che il fallo sia del primo, anzi sì, secondo fallo di Bruttini, proprio lui. A Treviso ha anche distribuito piuttosto bene, come dicevamo prima, i falli. 2 Bruttini, 2 Sabatini, 3 per Imbro, Negri e Nikolic. Jones per il primo libero realizzato. 74% cronometro fermo per Bobby Jones. Può portare sul 62-70 Mantova. Sbaglia Bobby Jones, rimbalzo catturato da Mantova con Marco Timperi e Jared Braurich. Palla ancora per gli Stinks, quindi con Jones che è la domestica, poi scivola, sviene quasi sul pallone Bobby Jones. Timperi, Braurich da 3 punti, errore, rimbalzo preso da Bruttini. Si corre, si suda, ma si è veramente poco decisi fino a questo momento. Tamantova e Treviso, tantissima foga, tante imprecisioni, non sembra proprio una partita di livello tecnico di A2. No, soprattutto da parte di Mantova, si corre, si suda, ci si butta, però la nebbia nella mente dei mantovani la fa ancora da padrona. E questo bisogna diradare prima questa nebbia, perché così si rischia veramente di affondare ancora di più. Naviga in brutte acque Mantova in questo momento. Siamo quasi arrivati a metà dell'ultimo quarto e il tabellone segna per Mantova in quest'ultimo quarto un magrissimo bottino, solo 1 punto segnato, 13 invece per Treviso che è avanti di 9. Quindi Matteo Imbro riceve contro Riccardo Moraschini che prova ad alzare la pressione fisica su di lui. Imbro va fuori da John Brown, poi Sabatini da 3 punti, Sabatini secondo ferro, Joss cattura il rimbalzo molto bene anticipando John Brown. Non ha avuto la sua miglior serata da questo punto di vista, solo 5 rimbalzi catturati per un giocatore che ha dato 13 volte in doppia doppia la scorsa stagione con la Virtus Roma. Moraschini contro Sabatini. Moraschini temporeggia forse un po' troppo, si va in virata Moraschini ma sbaglia, tiro preso senza molto ritmo,
61-70, ultimi 4 minuti e 40. Quello che è più preoccupante forse, Davide, è che gli Sticks devono ancora reagire, devono ancora entrare in campo. Devono ancora entrare in campo, e la cosa che preoccupa di più è che anche quando cominciano a imbastire un'azione d'attacco, le imbastiscono al piccolo trotto, come se fosse Mantova la squadra avanti di 9 punti, che comunque lasciamo passare i 24 e tiriamo all'ultimo secondo. Cioè non si vede la foga agonistica ancora in questo momento di voler recuperare, di voler entrare in partita. Si vede la foga nel controllare il pallone, ma nella maggior parte dei casi questo porta ad un errore, ma non si vede la foga proprio nel costruire l'azione, quindi è uno strano caso questo per Mantova, che vede entrare in questo momento Lorenzo Gergati, quindi sul parquet Lorenzo Gergati, Jared Brauridge, Candussi, Moraschini e Jones per Treviso, Bruttini, Negri, Musso, Brown e Imbro, che va a rimettere il pallone adesso. Negri fino in fondo, appoggia due punti con Brauridge, che l'ha lasciato andare tranquillamente a spasso all'interno dell'area. Più 11 Treviso, con questo atteggiamento non si va molto lontano per gli Sticks. Moraschini prova a suonare la carica, cercando di alzare anche un po' i ritmi, che sarebbe doveroso visto il meno 11, con 4 minuti alla fine della partita. Candussi sbaglia tutto, palla ancora per Treviso. Buio, nebbia totale per Mantova, non lo so cos'è stata questa involuzione fra un terzo quarto splendido e questi altri, cioè praticamente gli altri tre quarti praticamente sono stati tutti in fotocopie con Mantis. Possiamo dire tranquillamente che Mantova si è presentata al Palabam per giocare solo il terzo quarto fino a questo punto. Primo canestro del campo che arriva, udite, dopo 6 minuti e mezzo per Jared Brauridge, 27 punti per lui in partita, aveva chiuso con 18 il primo tempo, di fatto ha tenuto a galla solo lui gli Sticks in un primo tempo piuttosto brutto. In broda 3, schiaccia primo ferro, Jared Brauridge fa partire il contropiede per Mantova, 63-72, il tempo per recuperare c'è, però gli Sticks devono muoversi. Gergati da 3 punti, errore, e rimbalzo catturato da John Brown, e questo fa male perché poteva essere un tiro che poteva veramente riaprire la partita, e lo capisce forse anche il pubblico del Palabama, che si era lanciato in un urlo di entusiasmo, poi è stato subito zittito dal secondo ferro del Palabama. Si prova da 10 metri più Treviso, che butta via letteralmente un pallone, ma anche perché era arrivata al limite dei 24 secondi. 2:44, meno 9 dinamica, meno 9 da recuperare. Ci sono state rimonte più clamorose nella storia del basket. Ripetiamo, è l'atteggiamento quello che fa la differenza, ed è qualcosa che gli Sticks fino a questo momento non hanno avuto. Forse è pronto a entrare Marco Timperi, che è stato medicato ad un braccio, forse una ferita per lui, rimane però in panchina, non rientra in questo momento Marco Timperi. Brauridge prova a caricarsi tutta la dinamica sulle spalle, ne esce un tiro veramente veramente brutto. Sì, l'azione, ha cercato l'azione personale, ma in questo caso qua è stato chiuso, doveva scaricare, invece ha voluto andare a concludere. Giustamente, come dicevi te, si sono viste in due minuti, delle rimonte più ampie, però è proprio come dicevi te, non è la mentalità, non c'è con la testa, Mantova, non c'è la foga, non si vedono gli occhi cattivi dei giocatori, sembra che devono ormai tutto per scontato, ormai. E questo da pensare, anche perché nei prossimi confronti Mantova avrà due partite ancora a Piacenza con una squadra, diciamo, in questo momento in difficoltà, e che è sempre difficile andare a giocare là, e fra 15 giorni in casa con la corazzata Trieste. Quindi questa doveva essere una vittoria fondamentale da portare a casa, ma si vede che i giocatori questa scintilla non si è accesa. Body language preoccupante da parte di Riccardo Moraschini, che ha provato da 3 punti, ha realizzato solamente un airball sconsolato, si è girato verso i compagni, ha allargato le braccia. Sa quasi di resa questo atteggiamento di Moraschini, in generale atteggiamento un po' remissivo da parte di Sticks. 63-72, poco più di 100 secondi alla fine della partita, una partita che gli Sticks avevano rimesso in piedi alla grande nel terzo quarto, per poi trovare un blackout clamoroso nell'ultimo quarto. 13-0 di parziale di Treviso, partita ribaltata nuovamente. Mantova aveva tutto il tempo, perché comunque aveva 5-6 minuti per ritornare in gara, e alla fine ha lasciato scorrere quei minuti.
senza riuscire a trovare una vera e propria rimonta. Solo 3 punti in 9 minuti finora per gli Stings, polveri bagnatissime. Imbro sbaglia, John Brown da sotto, altri 2 punti, 63-74. Probabilmente scorrono qui i titoli di coda della partita. Moraschini per l'ultima offensiva, direi, di Mantova. Rischia di perdere il pallone, poi ancora Moraschini da 3 punti con l'uomo in faccia, realizza. 66-74. 70 secondi alla fine. Davide, cosa possiamo dire? Ah, possiamo dire che la resa secondo me è totale. Poi già per un giocatore è brutto vedere quel che non va a canestro. Poi magari, sai, i giocatori sembra che siano concentrati solo in campo, si guardano attorno, vedono già il pubblico del Palabam che comincia a sfollare. Questa qui è ancora una maggiore sentenza che la partita oramai è andata. Dispiace perché come era rientrata in campo Mantova lasciava ben sperare per un terzo o quarto quarto. Invece Mantova, la cosa più allarmante è che comunque a 53 secondi dalla fine di ha fatto solo 6 punti in questo quarto, quasi roba, diciamo, da mini basket. Roba da mini basket o roba comunque da minors, di sicuro non da dinamica generale Mantova, di sicuro non da una squadra che aspira ai playoff, che se la vedeva comunque contro un team come quello di Treviso abbastanza rimaneggiato, con l'assenza di Fantinelli e di Antonutti. Errore da parte di Treviso, Candussi. I Stix hanno ancora qualche speranza, però devono mettere più ritmo nelle proprie gambe. 41 secondi, fallo di Treviso, terzo fallo dell'ultimo quarto, 8 alla fine. È un time out chiamato da coach Lam. Allora noi ci portiamo avanti coi compiti. Davide, l'MVP di Radio 5.9 TV Pass per questo Mantova Treviso. Beh, senz'altro da parte mantovana, ma no, non c'è, non è la mancanza di Luca Vencato, perché anche Luca Vencato con un blackout così compreso, cioè, tutto di squadra, probabilmente veniva preso anche lui in questo vortice. Quindi non è che è mancato Vencato, non è che non ha segnato Brown, non conta più, non hanno coinvolto Candussi, è stato proprio un blackout generale. Dopo, lo sai, queste cose qua gli assenti hanno sempre ragione, però per me è stato un blackout generale. Come ti dicevo, la dinamica è venuta al Palabam per giocare il terzo quarto e basta. Bruttini raddoppiato da Brauridge e Cucci. 66-74. Adesso arriva un altro canestro di Treviso. Sì, 66-76. Ultimo attacco di Mantova. Con Moraschini che va a scaricare per Lorenzo Gergati. 3 punti, 69-76. Almeno gli Stix aggiustano la differenza punti, che sarà importante poi ribaltare al ritorno nel difficile Palaverde. Davide. Sì.